Riprendiamo, gentili amici telespettatori, la nostra telecronaca dal Campoli di Bocale. È sempre Domenico Salvatore che vi parla e vi saluta e vi auguro buon ascolto e buona visione. Vi riferisce sul secondo tempo dell'incontro di calcio Bocale-Bagnarese, valevole per il campionato di promozione Girone B Calabria. Sono in compagnia di Domenico Geria di Regione del Pallone. Buon pomeriggio, ben ritrovati a tutti. Che scenario prevedi nel secondo tempo? Sicuramente la Bagnarese fin dall'inizio tenterà di recuperare il gol di distacco che la separa dal Bocale. La rete di Secondi nel primo tempo sta decidendo la partita. La Bagnarese però, conosciamo tutti le qualità di questa squadra, sicuramente sarà un bel secondo tempo. Ha pressato di più il Bocale ma ha avuto più palle gol la Bagnarese. Sei d'accordo su questa disamina? Sì, assolutamente. La Bagnarese è stata più concreta dal punto di vista delle occasioni da rete. Bocale ha creato molto, è arrivato spesso al limite dell'area senza riuscire a concludere, però entrambe le squadre hanno creato grattacapi ai rispettivi portieri. Passo a leggervi le formazioni che sono già in campo agli ordini del signor Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro, collaborato da Emanuele Grasso e Giuseppe Guerriero. Bocale: Leonardi, Mercurio, Fava, Guerrisi, Brancati, Calarco, Secondi, Foti, Barbuglio, Laurenti e Gatto. A disposizione del mister Filippo Lafage, Fosso, Bianchi, Duran, Vojcic, Scilipoti, Latella e Parrello. Bagnarese: Romeo, Barilà, Spoleti, Corica, Ianni, Crupi, Corigliano, Artuso, Sappioti, De Marco, Cimarosa. A disposizione del mister Valerio Sappioti, Saffi, Luppino, Iatta, Velardo, Spataro, Musumeci e Oliveri. Si gioca in un pomeriggio gelido, anche se non c'è neve in giro perché sul dirimpettaio Etna. Sì, il tempo oggi non è stato clemente con questa partita, avrebbe probabilmente portato molta più gente ad assistere a questo importante match. Fa freddo, adesso si è anche alzato il vento che qui a Bocale sferza sempre in maniera importante e consistente. Speriamo che non vada ad incidere anche sull'andamento della partita. Si sta meglio davanti al caminetto con un giornale sportivo, la radiolina, un po' di pistacchio, ceci e qualche bicchierotto di vino. Sì, ma non c'è senza dubbio alcun paragone con l'essere presente ad uno spettacolo simile. 2 minuti e 14 nella ripresa, Bocale 1, Bagnarese 0, autore del gol Secondi nell'azione che vi abbiamo descritto e che ci ricorda Domenico Geria. Sì, una bella costruzione sulla sinistra da parte di Fava, il traversone al centro, Secondi è sbucato in mezzo alle linee di attacco e del Bocale, della difesa della Bagnarese, di testa ha mandato il pallone ad insaccarsi nell'angolino. 2:40 nella ripresa, Bocale avanti con Secondi, autore di una rete da antologia realizzata al 36esimo minuto del primo tempo. Attacca ora la formazione locale, uno spunto di Laurenti che ha trovato la difesa pronta, sfiora soltanto Barbuglio, Laurenti rimane in zona, Barbuglio cerca di andarsene, attenzione Barbuglio solo in aria, va al tiro e per poco non raddoppia la formazione, una finta di corpo che ha sbilanciato due avversari.
letteralmente mandati a carte 48. La palla è rimpallata sul portiere ed è finita in calcio d'angolo. Parte il cross, esce il portiere, c'è carica per il direttore di gara. Ecco il motivo di questo calcio piazzato, decretato a favore dei biancazzurri. Perde palla, ma c'è stato un intervento irregolare a parere dell'arbitro e quindi punizione già battuta. Perde palla, non si chiude il triangolo per Barbuglio, questo è Laurendi. Bocale che cerca di capitalizzare al massimo, viene sgambettato, ma l'arbitro non intende concedere niente e cede nelle proteste, né calcio d'angolo né punizione, semplice rimessa al fondo campo. Rimane irremovibile sulle sue decisioni il direttore di gara, il signor Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro. Dunque sempre 1-0. L'arbitro preferisce una direzione basata sul dialogo. Spesso si è soffermato a dialogare, ma evidentemente qualche cartellino giallo deve essere partito, perché sta rinfoderando il taccuino. Un episodio importante questo, non tanto per il cartellino giallo quanto per la mancata concessione sia del calcio d'angolo sia della punizione. Palla per Laurendi, non si chiude il triangolo per Barbuglio. Laurendi all'ingresso dell'area viene spinto lateralmente, tutto regolare per l'arbitro, si può continuare. Manovra corica, apertura sul settore di destra, tutto regolare, si può continuare, non si tratta di offside come reclamavano i giocatori di casa. Manovra con tutta calma il centromediano Ianni, questi però è Corica, conquista d'astuzia di mestiere una punizione già battuta. Attacca ancora la Bagnarese alla ricerca del gol del pareggio. Questi è Crupi, uno dei gioielli di casa Denaro. Il bocale ha sfiorato la marcatura Domenico Geria. Sì, un bel contropiede impostato da Secondi con Barbuglio che poi ha puntato due avversari, li ha saltati, si è portato la palla sul sinistro e dal limite ha impegnato severamente Romeo. Il pallone fosse stato più angolato probabilmente avremmo assistito al raddoppio del Bocale, al sesto gol di Barbuglio in 7 partite. Ed eccolo ancora l'argentino in possesso palla, aggredito alle spalle dal difensore, si guadagna una buona punizione sulla tre quarti. Una bella incursione di Barbuglio che ha mandato in bambola un paio di avversari e poi ha staffilato. Sì, come dicevamo nel primo tempo, Barbuglio è uno di quei calciatori che lavora molto per la squadra, però quando ha il guizzo giusto, ha il pallone giusto tra i piedi, può essere letale. Per poco non andava a segno anche in questa partita, vedremo se riuscirà ad accendersi nuovamente ora che gli spazi nella difesa della Bagnarese si fanno più larghi. C'è questo calcio di punizione, adesso c'è Foti sul pallone, proverà il tiro, probabilmente la palla si infrange contro la barriera, finisce tra i piedi di Guerrisi che prova la pennellata, la palla bacia la traversa. Dopo c'è la traversa di Guerrisi, per... come si dice, ha fatto la barba al palo, shampoo, sapone, frizione e capelli, servizio completo. Sì, una buona occasione, l'ennesimo palo del Bocale in questa stagione, se non vado errato siamo a quota 20 addirittura, una buona collezione di legni colpiti dalla formazione di La Face.
8 minuti e 50 secondi nel corso della seconda frazione di gioco al Campoli di Bocale, è sempre 0-0, ma il Bocale ha fatto capire di puntare ai 3 punti l'intera posta in palio. Perde palla Laurendi, il suo omologo De Marco, c'è l'aspetto folcloristico con questi rulli di tamburo. Sì, i tifosi della Bagnarese fanno sentire il loro appoggio alla formazione di Saffioti con questi cori, con questi tamburi, stanno cercando di spingere i loro beniamini oltre l'ostacolo, oltre questo svantaggio, alla ricerca del gol del pareggio. Se non dei Cheyenne e dei Comanci, quantomeno degli skinhead e degli hooligans. Sì, si avvicinano molto, se vogliamo, a questa descrizione, tifosi della Bagnarese davvero calorosi come sempre. Intanto c'è la prima sostituzione dell'incontro nella Bagnarese, sta per entrare in campo Spataro, a lasciare il campo è Corica. Piano tattico, che vuol dire? Probabilmente si spingerà molto più in avanti adesso con un calciatore con le qualità di Spataro. Corica era ammonito probabilmente anche per questo motivo, non si può rischiare di rimanere in inferiorità numerica con un secondo giallo, lui che è un incontrista. Vedremo comunque dove andrà a collocarsi Spataro in campo, se darà man forte all'attacco oppure se agirà anche lui come Corica più in copertura. Bagnarese a trazione anteriore. Per forza di cose sì, c'è da recuperare questo gol di svantaggio e ovviamente Saffioti tenterà il tutto per tutto, probabilmente giocherà le carte più offensive a sua disposizione. In panchina, se non vado errato, c'è anche un calciatore come Musumeci, che è un altro che vede la porta molto bene. 11:40 nel secondo tempo, sempre Bocale 1 Bagnarese 0. Si gioca in un pomeriggio gelido, questo è il momento per guanti, sciarpe, cappucci, maglia, maglietta, maglione, calze e pantaloni, tutto lupetto o scaldacollo, tutto in lana merina o cashmere, perché fa un freddo cane. Si è alzato il vento in questo secondo tempo, già faceva freddo nella prima frazione di gioco, ora il vento va ad incidere ulteriormente anche su chi è sugli spalti. Certo, i calciatori in campo ne risentono, però sono concentrati sulla sfida e magari non ci baderanno neanche. Beati quelli che hanno giacconi, paltò, impermeabili, cappotti, cappelli, cappellini. Si sono equipaggiati bene per affrontare questa partita, che è un campo, questo di Bocale, dove spesso accade di avere molto molto vento, molto freddo. Soprattutto, ricordiamolo, siamo ancora in pieno inverno, quindi queste giornate sono pronosticabili. 13 minuti nel secondo tempo, Bocale 1 Bagnarese 0. La risposta dei biancazzurri protesi alla ricerca del gol del pareggio. Sì, c'è questo calcio di punizione, adesso ancora una volta è De Marco che proverà a cercare un compagno in mezzo all'area. Ricordiamo, lo scorso anno proprio De Marco al 90° minuto siglò il gol del pareggio della Bagnarese, il risultato era di 1-0, il gol di Siglari. Al 90° De Marco su punizione inflisse il gol che valse l'1-1 finale. In questo caso però la sua punizione non sortisce effetti, prova a ripartire Laurendi, aggredito da due uomini, guadagna forse un fallo laterale, no, il pallone è della Bagnarese che può ripartire subito, ma sbaglia disimpegno e il Bocale riconquista la sfera con la spinta di Fava sulla sinistra, che prova ad andare via bene. Non c'è fallo su Fava, ancora la Bagnarese che spinge sulla destra, questa volta il pallone termina in fallo laterale.
a parti invertite, perché ora la partita la deve fare la Bagnarese. Per forza di cose sì, anche se il Bocale è partito meglio in questo secondo tempo, però è normale che la Bagnarese sia ad avere il pallino del gioco. Per il Bocale si sono aperti degli spazi lì davanti dove cercare di poter colpire nuovamente e chiudere l'incontro in contropiede. 14 minuti nella ripresa, padrone di casa sempre in vantaggio per una rete a zero, l'unico gol del match è stato messo a segno da Secondi, uno dei bomber della formazione, ma non il solo. Sì, 8 gol per lui in campionato, seguito a quota 5 da Barbuio e Laurendi, tanti calciatori prolifici, c'è anche Postorino che ha segnato 2 gol nelle prime 2 partite con il Bocale, poi si è fatto male, ha saltato le ultime 4 partite, di sicuro è uno che ha il gol facile, come ha dimostrato nelle ultime stagioni con la maglia dell'Aurora. L'arbitro ha fermato il gioco e comanda una punizione all'altezza della linea centrale del campo già battuta, manovra De Marco, questo invece è Crupi, uno dei gioielli, ancora lui, il suo cross è stato intercettato da un difensore, Barbuio, Arpione, un buon pallone, attenzione, grossa occasione per il Bocale, solo davanti al portiere, tiro troppo centrale. È un'occasione divorata questa dal Bocale, veramente poteva chiudere la partita Secondi con questo tentativo in contropiede ben servito dal connazionale e non è riuscito invece a colpire. Attenzione, nuova occasione per Barbuio, si porta la palla sul sinistro, viene fermato dal ripiegamento difensivo, ottimo. 16° del secondo tempo. Non è un match che dorme, anzi. Bocale sempre in vantaggio, ma Bagnarese che ora sta schiacciando l'acceleratore a tavoletta nel tentativo di pervenire al pareggio. Sì, l'obiettivo della Bagnarese ovviamente è quello di recuperare il gol di distacco, ma il prima possibile, soprattutto poi tentare in caso di ribaltare le sorti dell'incontro e forse dell'intero campionato. Ricordiamo in questo momento la classifica vede il Bocale avanti di 6 punti rispetto a Biancazzurri. E se l'ABS, il servofreno, il servosterzo non funzionano? Si finisce che i calciatori restano a terra, si interrompe il gioco e si perde del tempo. Ne va a discapito ovviamente della Bagnarese, il Bocale invece guadagna qualche secondo prezioso. Tante le proteste da entrambe le parti, anche in questo caso uno scontro di gioco comunque che è parso fortuito. Ha ingranato la quinta la Bagnarese, ci crede? Sì, sta spingendo al massimo, il Bocale sta difendendo con ordine, con organizzazione, come è riuscito bene a fare nelle ultime settimane. Ha ritrovato una solidità difensiva che era mancata nella prima parte della stagione, la formazione di La Face, che ha subito solo 2 reti nelle ultime gare. 17 minuti nel secondo tempo. Padrone di casa avanti di una rete a zero. Barbuio sembra avere l'argento vivo, il ballo di San Vito. Ha capito che questo può essere il suo secondo tempo, si sono aperti gli spazi e la sua velocità può essere molto importante. Ora ha avuto qualche scaramuccia con il portiere, ospite, tutto comunque pare rientrato. E vedremo se riuscirà nuovamente ad accendersi l'argentino. Bisogna avere nervi di acciaio inox 18-10. Se si arriva a giocare queste partite si deve per forza averli, altrimenti non si può lottare per obiettivi importanti. Le due squadre l'hanno dimostrato, hanno grande carattere e lo stanno mettendo in campo. Una nuova occasione per il Bocale, cross pare lungo, non ci arriva Laurendi, la palla termina a fondo campo.
19 minuti. Un risultato inalterato rispetto al precedente collegamento. Bogale 1, Bagnarese 0. Secondi al 36esimo minuto del primo tempo, con un colpo di testa magistrale che si è infilato quasi sotto l'incrocio dei pali. Ha avuto altre occasioni il Bogale per arrotondare. Crupi si rotola, perde palla. Palla in avanti. C'è stato ora un tiro dalla lunga distanza di Spataro. Non era una parata difficile, ma Leonardi ha preferito non correre pericoli. Non si chiude il triangolo di Laurenti per Barbuglio, e allora dalla parte opposta la Bagnarese propone l'ennesimo tema offensivo. La palla superata la linea dell'out a parere dell'arbitro, rimessa laterale già battuta, Bagnarese in avanti. Laurenti contende senza successo questo pallone a Ianni. Manovra De Marco con questo lancio in avanti. Non si intendono i due, può partire il contropiede locale. Vedremo quali saranno gli sviluppi con il nulla di fatto, perché la palla ha superato la linea di fondo. 21 minuti e 24 secondi. Il tema del match è sempre lo stesso, Bagnarese protesa in avanti e Bocale che si affida al contropiede di Laurenti e Barbuglio. Sì, Bagnarese sta provando in tutti i modi a scardinare la difesa del Bogale, dove il quartetto di difensivo da Mercurio, Calarco, Brancati e Fava sta facendo buona guardia. Poco fa c'è stata addirittura questa sortita di Calarco, che è partito palla al piede dalla sua area di rigore quasi, poi però la rifinitura per Gatto è stata imprecisa. Ora c'è un calcio di punizione in favore della Bagnarese, si prepara il primo cambio del Bocale, attendono ancora però dalla panchina biancorossa ad effettuarlo. Sta per entrare in campo il velocissimo Scilipoti, che in contropiede può davvero essere l'arma in più per la formazione di La Face. Punizione per la Bagnarese, siamo a una quarantina di metri rispetto ai pali difesi da Leonardi. 22 minuti e 40 secondi nella seconda frazione di gioco al campo di Bocale Agro di Reggio Calabria, sempre 1-0. Spiove un cross e si sgranocchia una rete grande come una casa, che poteva essere il pareggio. Stranamente si è ritrovato solo e forse non se ne è reso conto, avrebbe potuto saltare meglio, colpire meglio il pallone, e invece è saltato in maniera scoordinata, forse pensando di avere un avversario alle spalle. Invece la difesa del Bocale questa volta ha mancato la marcatura, ma il calciatore della Bagnarese non ne ha saputo approfittare. È andata bene, ma mister La Face ha urlato quasi come una scimmia urlatrice. Sì, perché non è la prima volta che il Bocale commette questi errori in fase di difensiva. In passato sono stati incassati dei gol proprio in situazioni simili. Fosse arrivato il pareggio in questo modo, probabilmente sarebbe diventato una furia il tecnico del Bocale. Quelle scimmie urlatrici dell'Amazzonia che fanno gelare il sangue nelle vene. Sì, quando La Face
vede che qualcosa non va nelle sue disposizioni tattiche, capisce che qualcosa non è andato per il verso giusto e si arrabbia davvero molto. Tanto c'è il primo cambio del vocale, non è Scilipoti il primo ad entrare in campo, si tratta di Marco Bianchi. Questo è il momento del pit stop, quindi entrano in scena le Bridgestone, Firestone, Dunlop, Kleber. Sì, forze fresche in campo nel vocale. Sta per uscire Laurendi, va a rinforzare il reparto difensivo, quindi la Fage inserendo il terzo dei centrali a sua disposizione, che andrà ad affiancarsi a Brancati e Calarco. Esce Laurendi. Esce Laurendi che cede la fascia di capitano a Leo Secondi. E Bianchi, un altro dei capitani comunque della squadra, calciatore dalla grande esperienza, va ad affiancarsi ai suoi compagni di reparto. È più facile difendersi o offendere? In queste situazioni è sempre molto complicato stabilire l'una o l'altra cosa. Certo, se ti trovi in svantaggio comunque hai una pressione maggiore, perché sai che il tempo scorre ed il tempo in questo momento è il peggior nemico per la Bagnarese. Nervi a fior di pelle, si protesta anche per un fallo laterale. Si stanno surriscaldando gli animi, come d'altronde ci si poteva immaginare, sperando che comunque si mantenga tutto sul piano della serenità e del normale agonismo. Barbuio dialoga con Gatto, attenzione, preoccupato dell'arrivo di un attaccante, ha preferito con la punta del piede rifugiarsi in calcio d'angolo, ma il vocale è sempre vivo e in partita, non intende concedere nulla all'avversario. Si proverà a sfruttare queste circostanze per chiudere la partita sicuramente. Sono salite infatti le torri, non bada a sprechi di energie in queste circostanze. Il pallone resta vacante in aria, pericoloso, poi la Bagnarese riesce a liberare, c'è il pressing di Foti, palla spazzata, c'è il fallo di Calarco su Cimarosa. Fallo tattico d'astuzia. Sì, un fallo tattico, però non meritevole in questo caso di un classico cartellino giallo, d'altronde un fallo normalissimo. Tanto il disimpegno sulla corsa di destra è impreciso, lo insegue Barbuio, ma c'è l'attenta copertura da parte della difesa biancazzurra. 27 minuti nella ripresa, attenzione, grossa occasione. E Corigliano ha sprecato una grandissima palla, era una situazione pericolosissima, era riuscito a saltare l'avversario diretto, a entrare in area di rigore, poi invece di cercare un assist per un compagno ha preferito la conclusione, è uscito, poteva essere una buona occasione anche col tiro in porta, ma è uscita una conclusione sbilenca che è terminata sul fondo. Corigliano in una sciabolata in diagonale ed esterno sinistro che è passato abbondantemente ai lati della porta difesa da Leonardi. Una conclusione imprecisa da parte di Corigliano, conosciamo il calciatore dalle grandi qualità tecniche, non sono errori suoi questi, però in una partita dove la tensione è al massimo può anche capitare di calciare malamente un pallone. La lucidità non può essere quella dei primi 45 minuti di gioco. Certo, col passare del tempo va scemando e per questo motivo saranno anche fondamentali le sostituzioni che le due panchine effettueranno. Per adesso sono una per parte, con Spadaro e Bianchi che sono entrati a dar manforte ai loro compagni. Ammonizione per Mercurio, un'ammonizione un po' cercata se vogliamo, evitabile per il difensore del vocale che finora si è ben comportato. Cominciano a fioccare i cartellini come la neve a Courmayeur, Madonna di Campiglio e Cortina d'Ampezzo. Sì, è lecito attendersi
qualche altro cartellino da qui alla fine, perché l'arbitro a questo punto probabilmente solo sanzionando i calciatori riuscirà a mantenere la calma in campo prima che qualcosa possa degenerare. C'è un nuovo fallo sulla corsia di destra della Bagnarese, punizione già battuta, l'arbitro però indica la ribattuta, non c'era la distanza sufficiente. Falli laterali, tiri sbilenchi, calci piazzati. Sì, le soluzioni da fermo possono cambiare la partita, entrambe le squadre hanno calciatori che possono su queste situazioni essere decisivi. Vedremo questa nuova punizione per la Bagnarese se porterà effetti. Smorza la difesa, parte il contropiede, sono 5 contro 2, attenzione Foti, solo davanti al portiere, finisce a terra e l'arbitro concede la massima punizione. Calcio di rigore, accorrono dapprima Romeo, poi Barilà, Spoletti, Anni, Crupi, Corigliano, un po' tutti protestano, arbitro circondato, assediato, 5 contro 2, ha sfruttato al meglio Foti, vediamo se sarà ultimo uomo il cartellino giallo o rosso. Il gioco è fermo, il Bocale si appresta a battere un calcio di rigore. Probabilmente sarà Foti. Il rigorista della formazione. Una grande responsabilità questa di Foti. Cartellino giallo e non rosso. Fischio arbitrale, breve rincorsa, tiro, rete. Portiere da una parte e pallone dall'altra e Foti va a raccogliere il plauso e gli applausi della panchina e dei Peones Campesinos Ultras e Contras assiepati sulla tribuna centrale coperta di Bocale. 32esimo del secondo tempo, Bocale che raddoppia. Domenico Geria. È stato un'azione di contropiede, proprio quelle situazioni in cui il Bocale poteva far male, un 5 contro 2 che ha portato poi Foti ad essere atterrato in area di rigore. Dal dischetto lo stesso regista biancorosso ha spiazzato Romeo ancora una volta incolpevole e ha firmato il gol del 2-0 che, oltre a portare il Bocale a più 6 per un'eventuale classifica avulsa a fine campionato, conta, perché all'andata era terminata a 2-0 per la Bagnarese. In questo momento la situazione è assolutamente riequilibrata per quanto riguarda andata e ritorno. Superiorità numerica 5 contro 2, non rimaneva altro che abbatterlo tra virgolette. Sì, ha voluto fare tutto solo rischiando anche un po' Foti, perché con quattro compagni liberi di fatto al loro fianco poteva certamente scegliere una soluzione diversa, ha voluto fare tutto solo, è stato atterrato, si è procurato il rigore. Grande doppia responsabilità, prima sul da farsi e poi per trasformare il rigore. Eh sì, d'altronde un elemento della sua esperienza può e deve fare certe cose, prendere per mano la squadra anche in certe situazioni, lo ha fatto e al Bocale è andata benissimo. Stavi per dire può e deve fare la differenza. Eh sì, l'ha fatta spesso con gli assist, qualche volta anche con i gol come quest'oggi.
34 minuti nel secondo tempo, Barbuio vola, ma è tutto regolare per l'arbitro, si può proseguire. Intanto ci sono state altre sostituzioni. Sì, è entrato Musumeci al posto di Spoleti, un altro calciatore dalla grande stazza, un classico attaccante di peso che per tentare una disperata rimonta in questo finale. Mancano poco più di 10 minuti più recupero al termine, vedremo se cambierà qualcosa in questo finale, se la Bagnarese riuscirà a riaprire la partita. Non siamo nel calcetto, ma comunque tutto può ancora accadere. Sì, sicuramente il Bocale la settimana scorsa contro la Gioiese ha dominato una partita, è arrivato a 5 minuti alla fine sul doppio vantaggio, poi ha preso un gol molto ingenuo e nei minuti di recupero ha rischiato di subire il gol del pari su punizione salvato da Leonardi, quindi ancora tutto può succedere, la Bagnarese ha nelle corde la possibilità di poter far male ancora al Bocale. C'è stato poco fa un urlo da parte del trainer locale Filippo Lapace, preoccupato evidentemente per un'incursione sulla destra, e sembrava veramente Luciano Pavarotti nei panni di Alfredo Germont in La Traviata alla Scala di Milano. È trovato il doppio vantaggio, è logico che adesso per la fase diventa importante vedere che tutto il meccanismo difensivo del Bocale si possa muovere con precisione e con sincronismo. Gestire il doppio vantaggio fino alla fine potrebbe essere davvero importante per respirare almeno nei minuti di recupero. 36 minuti nel secondo tempo, Bocale 2, Bagnarese 0. Attaccano gli avanti della Bagnarese. Fa buona guardia la difesa, può partire il contropiede, attenzione. Lancio per Barbuio che si era decentrato, svanisce l'opportunità di mettere il risultato in cassaforte. Sì, ha provato Fava in precario equilibrio a lanciare Barbuio, il suo lancio però è stato impreciso, però poteva crearsi una nuova possibilità in velocità per l'argentino e per il Bocale. E non sarà facile scardinare il bunker. E a questo punto certamente il Bocale pensa soprattutto a proteggere questo preziosissimo vantaggio, quindi stringendosi dietro, stringendo le maglie, proveranno ad arrivare senza rischiare ancora fino alla fine della partita a portare a casa questi tre punti fondamentali. La muraglia cinese fino a questo momento, fondata su Leonardi, Mercurio, Fava, Guerrisi, Brancati e Calarco, ha retto bene agli assalti furibondi degli avanti della Costa Viola. Sì, benissimo, si è comportata la difesa del Bocale, non è la prima volta, ha imparato bene la lezione nelle ultime settimane la retroguardia biancorossa, troppe amnesie nel girone d'andata, invece in questo girone di ritorno è stata quasi sempre perfetta. Intanto c'è un altro cambio, sta entrando Scilipoti, esce Barbuio, autore di un'ottima prestazione, è stato molto importante soprattutto in questo secondo tempo, Scilipoti e la sua velocità per tentare di chiudere la partita. In sottofondo gli applausi in direzione di Barbuio, protagonista di un match alla grande anche se non ha segnato. Tanto sacrificio nel primo tempo, nel secondo tempo invece ha tentato qualche azione offensiva in più, anche grazie agli spazi che si sono creati, si è reso pericoloso, ha sfiorato il gol, non c'è riuscito, però è stato molto importante per tenere il pallone lontano dalla metà campo del Bocale. Ha fatto pendere il piatto dalla bilancia dalla parte giusta, su una palla inattiva sulla fascia. Sì, è stato molto importante, adesso c'è questo calcio d'angolo, Foti prova a metterla in mezzo, allontana sul primo palo il calciatore della Bagnarese, riparte Musumeci all'indietro, si cerca in verticale lo scatto di Corigliano, fermato fallosamente da Calarco.
e ci sarà un calcio di punizione per la Bagnarese, che è un altro fallo tattico, se vogliamo chiamarlo così, che non permette la ripartenza ai biancazzurri. 39 minuti nel secondo tempo, sempre 2-0 per il Bocale, che ora tenta di amministrare gli ultimi minuti per mettere una seria ipoteca alla vittoria finale. Sì, adesso c'è Scilipoti che sta agendo da punta, è andato a pressare il portatore di palla, quasi riusciva a mettere in moto Gatto, stanno tentando di tenere la Bagnarese molto, molto bassa, pressando già sulla linea di centrocampo. Di certo la Bagnarese adesso tenterà nuovamente di rendersi pericolosa, c'è il fallo di Guerrisi che interrompe l'azione di De Marco. Calcio di punizione ancora per la formazione biancazzurra. Intanto il tempo scorre, mancano ormai 5 minuti più un recupero al termine della partita. Bocale è sempre avanti di 2 gol. Lo scenario è sempre il medesimo: Bocale che attacca a testa bassa come il toro nell'arena, e invece il Bocale con il suo muro di Berlino ha resistito fino a questo momento. Beh, vedremo se il muro del Bocale resisterà più di quello di Berlino, crollato a ridosso del 90. Vedremo se fino al 90, al 90esimo, riuscirà il Bocale, che intanto ha una nuova opportunità in contropiede. Si presenta solo davanti al portiere Gatto e calcia il pallone addosso al numero 1 della Bagnarese. Che occasione per Gatto, poteva segnare il suo primo gol nel campionato di promozione. Per lui, che è un ragazzo classe 2001, non va dimenticato. Gli è mancata la zampata. La zampata che spesso riesce a mettere con le maglie di Allieve Juniores. Stavolta gli è mancata forse la stanchezza, la lucidità. Anche lui ha lottato tantissimo in questa partita, probabilmente anche un po' stanco, e al momento decisivo non ci ha messo la forza, non ha angolato il pallone, e Romeo è riuscito a salvare il risultato. Aveva innestato il turbo con i magici stivali del Gatto con gli stivali, ma non è stato poi abbastanza abile nel gonfiare la rete. È stato anche molto determinato nell'andare a pressare altissimo il portatore di palla, a strappargli il pallone involandosi poi verso la porta. Appunto, gli è mancato poi solo lo spunto decisivo per trafiggere il portiere e chiudere la doppia mandata alla partita. Gli stivali delle sette leghe che gli hanno consentito fino a questo momento di mettersi in passerella in vetrina. Sì, sta facendo bene in questa stagione, anche oggi ha fatto davvero tantissimo in termini di quantità, è un ragazzo promettente che potrà fare benissimo anche in futuro. Intanto ci avviamo verso la conclusione del match, sempre 2-0, e possiamo cominciare a tirare le prime somme. Sì, se non dovesse accadere nulla, scindendo i due tempi. Sì, se non dovesse accadere nulla da quella fine, attenzione, c'è la Bagnarese che prova a rendersi pericolosa, un nuovo pallone spazzato via, ci sono due palloni in campo, viene allontanato uno dei due. Il primo tempo era stato di grande equilibrio, mentre nella ripresa il Bocale, forte del vantaggio del primo tempo, è riuscito a trafiggere nuovamente sul calcio di rigore, approfittando del contropiede. La Bagnarese forse ha pagato l'assenza di uomini d'aria come Giovinazzo e Kunderi. Game over. Non è il caso quindi di parlare di stand by, però l'arbitro ancora non ha indicato i minuti di recupero, mentre stiamo per assistere a un calcio piazzato a favore della formazione di casa. Siamo intorno ai 20 metri. Foti mette in movimento un attaccante sul settore di sinistra, svanisce l'opportunità di arrotondare. Bagnarese che ha ingranato il turbo, che sta velocizzando, che sta cercando in tutti i modi possibili e immaginabili di rientrare in partita. Si sgancia e riceve dalle retrovie Crupi, uno dei gioielli,
di Casa Denaro. Non se la sente di tirare Saffioti. Palla in fallo laterale. Intanto c'è un'altra sostituzione nelle file del Bocale. 44 minuti e 20 secondi nella ripresa, 2-0 per il Bocale. Sta per entrare in campo. Sì, sta per entrare in campo un altro dei giovani talenti del Bocale, si tratta di Parrello che sostituisce Gatto da dare maggiore consistenza al centrocampo. A questo punto c'è solo da difendere questo doppio vantaggio e un ragazzo coriaceo come Parrello e dai piedi buoni può fare la sua parte in questa sfida. Attenzione, finta e doppia finta, entra in area, piazza un avversario, tiro, grande parata del portiere che poi deve uscire in maniera pacchiana ma altamente redditizia, visto che è riuscito a arpionare, a sradicare il pallone dai piedi di un attaccante lanciato a rete. Altra grossa occasione che a questo punto ha più che legittimato il successo pieno. Sì, un nuovo contropiede non sfruttato da Mercurio che ha fatto davvero benissimo nella preparazione, ha trovato però sulla sua strada un Romeo che solo due volte è capitolato in questa partita, per il resto è stato sempre perfetto, davvero nulla da dire al portiere della Bagnarese, incolpevole sulle due marcature. Mercurio però poteva fare forse un po' meglio, c'erano due compagni liberi a centro area, ha preferito fare tutto da solo se non è riuscito a colpire per la terza volta. Non ha nulla da rimproverarsi la Bagnarese, le ha tentate tutte prima di pareggiare e poi di rientrare in partita. Sì, le ha tentate tutte, forse come dicevo prima paga un po' anche le assenze di alcuni uomini cardine, perché oltre a Kundari e Giovinazzo non dimentichiamo anche l'assenza di un elemento importante del centrocampo quale Tripodi, mentre il Bocale si è dimostrato oggi comunque alla distanza un mezzo gradino più forte, ha sfruttato al meglio le occasioni create, mentre la Bagnarese di fatto si è infranta sempre contro la difesa biancorossa. Attenzione, fa buona guardia in questo caso il centrocampo, 2 contro 2, entra in aria solo davanti al portiere, tiro, rete. Ed è la terza rete, arriva la terza rete del Bocale che a questo punto non solo chiude la partita ma mette il sigillo sull'incontro ed è... Se non sbaglio è Fava che ha segnato il gol ed è il suo secondo gol pesantissimo dopo quello di San Luca di 2 settimane fa. Davvero un altro gol importante da parte del ragazzo che ha imparato anche a far gol e il Bocale ne sta traendo giovamento. Puoi tirare le somme a questo punto, dai. E a questo punto sì, è il terzo gol del Bocale, vale ancora più del triplice fischio dell'arbitro che ancora non è arrivato. Un gol che chiude la partita, chiude il conto, la Bagnarese si ritrova ora a meno 6 dal primo posto. Certo ci sono ancora 10 partite da giocare ed è finita, arriva il triplice fischio dell'arbitro anche su questo ripartenza. Il Bocale batte la Bagnarese 3-0, si porta a più 6 sulla più agguerrita avversaria. Il campionato però ancora è lungo, tante sono le partite e le insidie sul percorso di entrambe le squadre, nulla è perduto, la Bagnarese ha la qualità per poter ancora essere protagonista del campionato. È proprio tutto, vi ringraziamo per la cortese attenzione e anche da parte di Domenico Geria, grazie e a risentirci alla prossima telecronaca. Domenico Geria, ricordiamolo, di Reggio nel Pallone. Vi ringraziamo per la cortese attenzione. La linea torna allo studio centrale, cioè al regista Bruno Taverna. A risentirci fra un quarto d'ora circa per le interviste a bordo campo.
Allora mister, è stata un'interpretazione della gara quasi perfetta, sembra, da parte del Bogale, che ha portato a casa questa vittoria molto molto importante. Quanta soddisfazione c'è e se c'è qualcosa da rimproverare magari nell'arco dei 90 minuti alla sua squadra? Domenico, da rimproverare, che cosa posso dire a questi ragazzi che stanno dando l'animo ogni partita, ogni allenamento dal 1 agosto che celebriamo? Danno l'anima sempre, danno il cuore, quindi per rimproverare niente, potevamo interpretare meglio, chiudere la prima meglio, però cosa dire, di una difesa eccezionale, un centrocampo fantastico, un attacco strepitoso, un grande anche Isidoro, bravi tutti, e una soddisfazione che loro si meritavano insieme alla società. Noi abbiamo pensato a lavorare con serietà, a lavorare e confidando solo sulle nostre forze e non sulle forze, sulle disgrazie degli avversari. È vero che loro mancavano tre calciatori, Tripodi, mancava Giovinazzo, però a noi ci mancavano pure Postorino, che è un fuoriclasse per queste categorie, onestamente ci mancava Gulli, che stanotte ha avuto un attacco febbrile e quindi abbiamo dovuto un pochettino cambiare qualcosa, però dai, alla fine la squadra secondo me ha preso una sua fisionomia, adesso ha una sua identità tattica, tecnica, anche agonistica. Non abbiamo rischiato niente tranne che in quella divisione di Peppe, su un calcio dove è stato bravissimo l'Isidoro. Noi temevamo loro perché nonostante l'assenza sono una buona squadra, considerate che questi in 18 partite avevano preso 9 gol, quindi significa proprio una squadra importante. L'abbiamo affrontata col piglio e col cipiglio giusto, non lasciandoci andare a momenti di nervosismo, e la cosa più grande è stata la maturità che abbiamo dimostrato nell'azione in tutta la partita, e la cosa che mi dà fastidio è l'ammonizione gratuita di Secondi che domenica salterà, quindi questo mi dà fastidio enormemente, però dai, in questo momento se mi metto a fare delle critiche faccio il moralista e faccio l'ipocrita. Sono felice per il ragazzo, sono felice per la società, sono felice per tutti, finalmente abbiamo avuto un po' di pubblico e quindi questo ci fa piacere, queste sono vittorie che nella memoria delle persone valgono molto, perché ti resta quello che hanno visto in campo, hanno visto una partita estremamente corretta, diretta da un grande arbitro, ma anche una partita secondo me di categoria superiore, perché anche la Bagnarese merita l'eccellenza. Di sicuro è stata una mossa tattica azzeccata, non è la prima volta che Secondi parte un po' alle spalle rispetto alle punte. Il suo inserimento col tempo giusto sul cross di Fava nel primo tempo ha spaccato la partita e ha sorpreso la miglior difesa del campionato. In serie di presentazione di analisi della partita pre-gara, no? Mentre ognuno di loro dava il proprio compito, avevo detto che per l'uomo che è, lo vorrei fare giocare qualche volta in porta, perché sono convinto che anche in porta lui riesce ad esprimersi alla grande. No, effettivamente è così, è vero quello che dici tu. Sì, Secondi è un giocatore atipico che sa fare tutto ai tempi dell'azione, ai tempi di gioco, ai tempi di inserimento. Però consentimi, io voglio anche dire che bravi collaboratori a Enzo Borgia, che è il preparatore dei portieri, e al professore Luca Rodà, che mentre tutti gli altri stanno crollando fisicamente, hanno dei problemi muscolari, noi facendo i dovuti scongiuri e stando sempre sul pezzo stiamo giocando bene, una condizione atletica importante, ma anche una condizione psicologica che ci sta dando parecchio. Lo so, il calcio è crudele, insomma, non ti dico che mi dispiace, perché sarei un ipocrita, però auguro alla Bagnarese di andare in serie superiore, perché è una piazza importante ed è una squadra importante. Allora presidente, una vittoria che lancia il Bogale a più 6, l'ottava vittoria consecutiva in campionato, al di là comunque dei puri numeri, penso sia stata una partita, un'interpretazione della gara quasi perfetta da parte della squadra, contro una Bagnarese che comunque non ha mollato fino al 90esimo, ha lottato nonostante i gol incassati. Sì, dici il vero, perché i primi 20 minuti della partita ci siamo un po' annullati tutte e due squadre, c'è stato molto tatticismo in campo, se così possiamo dire, nessuna emozione, zero emozione appunto, mentre poi piano piano siamo cominciati a prendere il ritmo e siamo usciti fuori, e credo che sotto gli occhi di tutti il risultato ci sta, abbiamo dilapidato forse qualcos'altro come gol, però assurdissimamente abbiamo
abbiamo dominato, abbiamo giocato bene, abbiamo giocato la partita perfetta. Non la migliore partita, ma sicuramente la partita perfetta. Di sicuro il Bocale in fase difensiva in questo girone di ritorno è tutta un'altra squadra. Quasi zero errori praticamente quest'oggi, solo forse quella disattenzione su quel calcio di punizione che non è stato sfruttato dalla, sì, Bagnarese. Per il resto in difesa la Bagnarese non è mai entrata in area di rigore. Ma tutti comunque, tutti in difesa e anche a centrocampo. Oggi se proprio devo trovare una nota stonata è l'attacco, dove non ha inciso più di tanto, gli attaccanti non erano in giornata. Però sicuramente sia la difesa che il centrocampo hanno fatto... Mamma mia, mi hanno fatto veramente molto bene. Cosa si prospetta adesso con questo vantaggio di +6 sulla Bagnarese? Ci sono però ancora anche tante partite difficili da giocare a partire dalla prossima trasferta e soprattutto un Gioiosa e un Africo che probabilmente continueranno a marciare forte. Sì, infatti ci sono 30 punti in palio. Noi siamo solo a 6 lunghezze, almeno dalla Bagnarese, deve recuperare poi la Gioiosa, quindi ipoteticamente siamo sempre a 3 punti. Il campionato è molto lungo, noi stiamo macinando bene, stiamo facendo benissimo, siamo impeccabili su ogni fronte, anche con i ragazzini. Il mese di gennaio è stato praticamente perfetto, non abbiamo sbagliato niente. Quindi contiamo ancora di avere questo smalto, questa fisicità che ci sta contraddistinguendo rispetto alle altre squadre. Il momento è positivo, sarà una lotta sempre fino alla fine, perché sono convinto che sia l'Africo che il Gioiosa non molleranno niente. E la Bagnarese, oggi era deficitaria di 3 grandi calciatori, quindi non mi sento di giudicare, ecco. Sicuramente non è quella la squadra che abbiamo visto oggi con i 3 giocatori. Mancava Kunderi, che senza ombra di dubbio è il pilastro di questa squadra, ed è un peccato sinceramente che una delle due rimanga fuori dall'eccellenza, sia noi che la Bagnarese. Un ultimo appunto su Gatto, che quasi riusciva a coronare con il gol la convocazione che ha ricevuto con la nazionale Under 17 dilettanti. Lo speravamo sinceramente, abbiamo visto che ce l'ha messa tutta, è stato il migliore in assoluto. Sarebbe stato la ciliegina sulla torta, però è un ragazzo che deve meritarsi a piccoli passi anche lui tutto quello che gli sta capitando, ed è bello vedere un ragazzo 2001 con questa voglia, con questa intensità e soprattutto con questa umiltà, perché stiamo parlando di un ragazzo convocato in nazionale che scende in campo come se fosse per la prima volta per lui, ecco. Quindi anche questo è merito del mister, come dei suoi compagni che lo stanno facendo crescere. Allora, una sconfitta è arrivata quest'oggi nel punteggio forse eccessiva, se vogliamo, per il grande equilibrio che c'è stato per gran parte del match. Poi i contropiedi sono stati decisivi per il Bocale che ha chiuso l'incontro. Questa Bagnarese esce un po' ridimensionata da questo risultato, oppure comunque resta tutto invariato, ci sono soltanto 6 punti da recuperare? Comunque sì, siamo un po' ridimensionati da questo, perché adesso il distacco è aumentato da 3 a 6 punti. La partita, come hai detto tu, secondo me è stata equilibrata, sono stati bravi loro in quell'occasione del primo gol, ha fatto un bel gol secondi, e poi purtroppo secondo me un errore arbitrale ci ha sfavorito sulla seconda rete, perché c'era un fallo di mano sulla punizione battuta da noi a 3 quarti campo, contropiede e prendiamo il rigore. E quindi per me quell'errore è stato decisivo, perché diciamo ha chiuso la gara. Poi il 3-0 arriva negli ultimi minuti con le squadre lunghissime. Ma comunque noi andiamo avanti, non molliamo nulla, da lunedì si inizierà a lavorare, ora ci facciamo un mea culpa, anche perché siamo arrivati a questa partita con una rosa molto streminzita purtroppo a causa dei numerosi infortuni che da qualche settimana abbiamo. E niente, continueremo noi fino alla fine a lottare, vediamo poi il responso del campo. Il reparto difensivo comunque, nonostante i 3 gol, si è dimostrato... se non il migliore della categoria, comunque di grandissimo livello. I 9 gol che avevate preso prima di oggi parlano chiaro. Forse se è mancato qualcosa quest'oggi è stato in attacco, dove il Bocale in difesa è riuscito quasi sempre ad arginare le vostre iniziative. Sì, la nostra difesa secondo me è la miglior difesa del campionato, e lo dimostrano i numeri, non lo dico certo io.
E oggi purtroppo abbiamo preso 3 gol, però ti ripeto, su delle sono venute un po' così i gol. Magari siamo mancati un po' in attacco, siamo stati poco pungenti rispetto alle ultime uscite, ma non siamo riusciti a riproporci come ci è solito fare nelle partite, con tante sortite offensive che quest'oggi purtroppo non ci sono state. Comunque rimane una sconfitta, la prendiamo e andiamo avanti. Comunque con 10 partite davanti, ancora 30 punti a disposizione, il primo posto ancora è raggiungibile. D'altronde tutte le squadre possono battere chiunque e il Botricello dimostra, ha battuto sia il Bocale che la Bagnarese, quindi ancora tutto può succedere. Sì, infatti, come dici tu, nulla è scontato ancora. Noi, ti ripeto, affronteremo partita in partita il nostro campionato. Spero di recuperare più giocatori possibili in queste settimane e niente, dai, poi vediamo come va a finire. Intanto faccio i complimenti al Bocale comunque per la partita di oggi, hanno avuto forse più voglia di noi nel vincerla e alla fine hanno avuto ragione. Allora mister, è arrivata questa sconfitta forse un po' eccessiva sul piano del risultato, pesante, maturata nel secondo tempo, Bocale ha saputo sfruttare il contropiede, voi forse avete peccato un po' in fase di realizzazione perché avete creato tanto gioco soprattutto nella seconda frazione, però non siete riusciti a sfondare la difesa del Bocale. Sì, hai detto bene tu, il Bocale credo che il risultato sia un po' troppo pesante, anche se vogliamo alla fine ha meritato di vincere perché è stato cinico in quelle occasioni che ha avuto. Noi dal canto nostro, come hai detto tu, siamo arrivati bene sugli esterni, però non riusciamo a mettere bene palla, abbiamo sbagliato troppe cose semplici, diciamo, siamo venuti qua un po' deconcentrati, ma il mio rammarico più grande è che oggi purtroppo hanno pesato un po' le assenze perché mancavano 4 dei titolari, Spadaro a metà condizione, insomma, però va bene così, il campionato non finisce oggi, mancano ancora 30 punti sulla carta, quindi vediamo che cosa succede. Sicuro sarà difficile arrivare nelle prime posizioni, prima diciamo, ecco, però non mi abbatto, ripartiamo già la domenica, ora abbiamo 2 turni casalinghi. Speriamo di fare bottino pieno e vediamo che cosa succede. Gli altri sono bravi e le vincono tutte, alla fine possiamo solo fargli un plauso. Il campionato comunque ha dimostrato grande equilibrio, tutte possono battere tutte, come dimostra il Botricello anche, che ha battuto sia il Bocale che la Bagnarese all'andata. E qualcosa può ancora accadere, non tutto è deciso, 6 punti su 30 si possono recuperare. Sì, assolutamente, certo, bisognerebbe vincerle tutte per fare 30 punti, come sta facendo il Bocale, che mi sembra che ne ha 29 di fila, 8, non lo so adesso, e comunque voglio dire, se continua così sarà dura per tutti poterle stare dietro, però noi ci proviamo, abbiamo il dovere di provarci per la società, per i tifosi, insomma, per tutti quelli che ci stanno sostenendo, e come ti dicevo prima, vediamo che cosa succede. C'è qualcosa di positivo che comunque ha tratto da questa partita, qualche riscontro che potrà tornarle comunque utile? Ma sono più quelle negative che quelle positive, abbiamo fatto troppi errori singoli, di ingenuità, anche se vogliamo il secondo gol su una punizione nostra, un giocatore loro l'ha preso con la mano, insomma, però non mi va a parlare degli arbitri, poi c'è stata la ripartenza, c'è stato il rigore netto comunque, quindi voglio dire, c'è stato pure qualche episodio sfavorevole, ecco, mettiamolo così. Beh ragazzi, niente, che devo dire, sapevamo che era una partita difficile, sapevamo di venire qua a Bocale a incontrare la prima della classe, sapevamo le assenze pure per noi purtroppo pesanti, però alla fine speravamo, avevamo 2 risultati perché era importante non perdere, ne abbiamo prese 3 alla fine, però ripartiamo già da domenica, da sabato anzi.